وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Cari fratelli, torniamo ancora una volta per parlare di quello che abbiamo visto due settimane fa. Condizioni della minoranza non musulmana nei paesi musulmani. E abbiamo detto che sarà un argomento da parlare ancora e ancora. E abbiamo visto questa dramma, questo attentato che ha colpito una chiesa in Egitto. Tutto il mondo islamico, sapienti dell'Islam, hanno condannato questo, noi anche. E qui non si tratta di una posizione politica, ma qui si tratta dell'Islam. Per questo ci fermiamo un po', inshallah ta'ala, per vedere cosa dice l'Islam, che visione ha l'Islam per queste persone, per questa minoranza. Hanno diritti, non hanno diritti, sono cittadini, non sono cittadini, sono cittadini di primo, di secondo, di terzo grado. Vediamo un po', inshallah, tramite questo discorso, un po' tutto questo attraverso il Corano, attraverso la tradizione del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e attraverso la storia dell'Islam. Prima di tutto, la visione. Ricordate che abbiamo visto il testo della Costituzione dello Stato Islamico che ha fatto Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nel Medina. E cosa dice? Primo articolo dice che ebrei e musulmani sono una stessa comunità. Spiega ancora il profeta alayhi salatu wassalam nello stesso testo, dicendo che Yahud di Bani Auf, la tribù di Bani Auf, che sono ebrei che vivono nel Medina, sono con i credenti una stessa comunità. Per gli ebrei la loro religione, per i musulmani la loro. Ci fermiamo un po' su questo testo, che non è un testo politico, è un hadith, vuol dire che questo è un testo sacro nell'Islam, un riferimento per i musulmani. Noi abbiamo come riferimenti il Corano, il nostro libro sacro. Abbiamo hadith, la tradizione del nostro profeta sallallahu alaihi wasallam, e abbiamo l'accordo, consenso di maggioranza di sapienti musulmani. E quindi qui vediamo che il profeta alaihi salatu wasallam, l'Islam ha considerato queste persone come cittadini. Non sono cittadini di seconda o di terzo grado. Cittadini come tutti, come i musulmani, hanno i loro diritti. Ma vediamo più di questo. Anche nella formulazione troviamo che il profeta alayhi salatu wassalam ha citato ebrei qui prima di musulmani. E cosa vuol dire questo? Vuol dire una riconoscenza, un rispetto. Questa è la forza dell'Islam. Oggi parliamo tanto del multiculturalismo, del molto religiosità. Certi non hanno esperienza. L'Islam ha un'esperienza che dura più di 14 secoli. Noi, con noi hanno vissuto i musulmani, hanno vissuto gli ebrei, i cristiani per sempre, e rimangono sempre, perché non è qui un stato, un regime politico che cambia le cose. Qui abbiamo il Corano, abbiamo hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, abbiamo valori dell'Islam che non si cambiano. Quindi l'Islam che ha garantito per loro questo, l'Islam ha riconosciuto i diritti di queste minoranze, l'Islam ha dato rispetto, l'Islam ha garantito la dignità. E vediamo dopo anche certi altri hadith del Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutto questo porta a avere fierità di essere musulmano e vedere anche la grandezza del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A quelli giorni, 14 secoli fa,
non erano né i giornali né i mass media che parlano, né c'è nessuno che controlla, né lo Stato Unito, né l'altro, né quello, né niente. Questi sono i principi dell'Islam. Nessuno ha indicato ai musulmani di fare questo. Nessuno ha obbligato i musulmani di fare questo. Sono regole dell'Islam. Il Nabi sallallahu alaihi wasallam ha detto agli ebrei, quindi ha citato il loro nome prima. E questo è un significato di rispetto alla minoranza. Perché la forza della maggioranza, quando c'è una minoranza, di riconoscerla, di rispettarla. E l'Islam, alhamdulillah, da 14 secoli ha fatto questo. E ha fatto questo per sempre, alhamdulillah, rabbil alamin. Arriva oggi un attentato a una chiesa per dire ecco l'Islam, non è vero, come abbiamo sentito certi fanno la menzogna. L'Islam sempre non ha rispettato questi, l'Islam non riconosce i diritti di questi, l'Islam tratta male. Tutto questo non è vero, non è vero. Abbiamo qui prove, abbiamo noi testi sacri, abbiamo la storia, abbiamo la pratica del Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Quindi ha riconosciuto le loro diritti, ha rispettato la loro dignità, ha trattato questa gente con la giustizia. E abbiamo qui una storia molto famosa e conosciuta di Umar radiallahu anhu. Amr ibn al-As era il presidente dell'Egitto, un rappresentante del califo nell'Egitto. Suo figlio ha fatto una gara con un egiziano non musulmano, forse un copto. Il copto, l'egiziano, ha vinto. Figlio di il presidente non ha accettato questa, ha trattato male, ha picchiato quest'uomo. Lui dove è andato? Dove è andato per fare una causa? È andato da Umar radiallahu anhu, califo dei musulmani. Ha detto ya Umar, e Anas racconta questo hadith, Anas ibn Malik, il compagno del Nabi sallallahu alaihi wasallam, racconta questa storia. Dice che è arrivato questo egiziano picchiato, Umar ha mandato una convocazione urgente a Amr ibn al-As, al presidente, al suo figlio, venite qua, tutti e due. Arrivato Amr ibn al-As, suo figlio, e Umar continua ancora a cercare il figlio. Ha guardato il figlio, guarda, vieni qua. Ha chiamato l'egiziano, vieni qua. Questo qua che ti ha trattato male, che ti ha picchiato, prendi e picchialo. L'ho picchiato davanti al Sahaba, davanti al califo, davanti al suo padre, presidente e tutti. Quando ha finito, Omar ha detto, allora prendi ancora il bastone e picchi al suo padre, il presidente. Perché a causa del suo padre, lui ti ha picchiato. Sentiva che lui è il figlio del presidente, nell'Islam allora. Sappiamo tutti che la giustizia nell'Islam valga per tutti. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto, se Fatima bint Muhammad, figlia di Muhammad, ruba, sarà punita. Non c'è qui differenza il figlio del presidente, il figlio del re, il figlio non lo so da chi, non c'è l'Islam.